Che neanche io saprei rispondere, vai. Hi ragazzi, ciao Jack. Ieri sono andato a sentire i Wailers e sono rimasto deluso di come stanno mangiando sul lavoro, fatto da Bob. Sono stati abbastanza pessimi, ma soprattutto Bob non è imitabile, o sbaglio? Danny da Milano, sono bellissime. Guarda, io rispondo per prima, se tu hai qualcosa da dire ti lascerò spazio a breve. Io ieri sera dovevo andare a vedere i Wailers. Ci sono state delle situazioni e degli avvenimenti per cui alla fine non sono andata e non proseguo, però ero molto curiosa, sarei stata molto curiosa di sapere come è andato il concerto, quindi pareri e affini sul concerto di ieri sera, per cui grazie per aver dato la tua posizione, anche se in effetti io sarei andata lì per molta curiosità, perché sono d'accordo sul fatto che molte band poi giochino sul nome del più grande. Un po' si può anche capire questa cosa, dopodiché appunto gloria fino a un certo punto, dar gloria a musicisti per quel che si meritano. Quindi pare sarebbe che stata non ti curiosità. Sia persa niente dal messaggio che è arrivato. Parrebbe, esatto, un non mi sono negativo. Persa molto, si mette alto un peso, grande sono concerto sincera. Qua a Milano dei Big Elf, mi dicono sì. Anche lì io e Katy non abbiamo presenziato, no. Noi parliamo per sentito dire, però sembra bello. Sia stato un bellissimo concerto. Bello, bello, vai, bello, Jack. Bello. Ciao belle mie. C'è una balla dei Metallica, quando a mio parere avevano le palle, è Fade to Black, che io e la mia topa, quando l'ascoltiamo proviamo un forte sentimento di amore, anche se il metal è un genere duro, però trasmette molta grinta e ribellione, che come l'amore sono dei forti sentimenti. Ho sentito una pausa. Sì, c'ero io, scusatemi, assorta nella voce della non grandissima Janis. No, ho sentito detto... Fade to Black, il metal, nonostante sia un genere forte, poi quando fa... Ma sì, ma ti, ci si sì, fa delle gran trombate con il metal, insomma, l'importante... l'importante alla lanciamo fine... Lanciamo il video. È quello. Sì. Possiamo parlare anche della morte di un amore, quindi andiamo a vederci gli Him con Funeral... Of my heart. Molto bello questo video. Molto, molto bello. Molto bello. Veramente mamma, scusa, mamma. Ciao. Scusa, mamma, sono un attimo in onda, dai, ti richiamo dopo. Un attimo. Dai, ti chiamo dopo. Buongiorno, ciao, bentornati a Database. Siamo sempre Katy e Alteria, saremo qui fino alle 15. A noi l'amore c'è da in testa, proprio, ragazzi. Ma che sei, vero, ma zia? Un po' è vero. Che c'è proprio? Che c'è problemi? Cioè, ma tu non puoi capire, zia. Ragazzi, giuro che ho visto questo fine settimana gente che parla veramente così. Che ma perché? Qual è il problema? Allora, io direi a questo punto di lanciare Jack. Cioè, Jack, vai, no? Stiamo parlando dell'amore il 15 di febbraio, quindi un po' banalmente continuiamo a parlare di amore, della vostra concezione dell'amore unita alla musica, quindi vai Jack. Vi amo e vorrei dedicarvi Girls Got Rhythm. Degli SDC, ciao da Roberto. Ciao Roberto. Grande Roby, anche noi ti amiamo, soprattutto se ci dedici qui SDC, che sono tra i nostri gruppi preferiti. 17 maggio a Udine. Ho vai, iniziato Jack. A lavorare per un'agenzia di promozione eventi. Booking, ho visto, oh, sì, sì. Io a San Valentino porterei a letto la mia ragazza e ci farei l'amore con sotto Whole Lotta Love. Da, a questo punto speriamo sia successo ieri. Infatti questo condizionale porterei... Devi. Se non lo fai a San Valentino... Tu. Chi non tromba a San Valentino non tromba tutto l'anno, tu? Non c'entra proprio, suona di un male, guarda. Io non sono problemi miei. Io e Katy durante la pubblicità... Io l'ho trombato con te. Sì, durante la pubblicità io e Katy ci siamo detti, potreste anche farci sapere, per esempio, qual è il gesto più romantico che avete ricevuto nella vostra vita da parte della vostra fidanzata, esatto. Fidanzata, che dolci che siamo. Approfittiamo di questo momento dell'amore per parlare di tutto quello che riguarda l'amore e il vostro amore. Vai Jack. Ciao bellissime. Ciao. La canzone d'amore più bella del mondo è I'll Be There For You di Bon Jovi. Comunque io Alteria me la mille volte di più di Katy. Ecco, ti amo Alte. Senti, capito, anche ragazzi. Noi vi amiamo, però quello che non concepiamo, e poi chiudiamo il discorso, che a due donne, che sono indubbiamente due meraviglie, figlie. No? Adesso non è che dobbiamo stare qua a discutere di ciò. Non è che... Jack? È carino però mandare dei messaggi dove dici io preferisco quel... ci rimaniamo male. Ma io ci rimango male, davvero, nel senso, ora, questo è proprio un momento verità, come se ne stessimo parlando io e lei. No, me ne frega un cazzo in realtà, però non è carino. Io invece, che sono la più buona delle due, anche se sembro la più stronza, ci rimango male, cioè, per lei, per nel me. Senso, per l'altra. Ma vai a cagare, ci rimane male per me, capito? Certo. Vabbè, allora siamo qua a litigare, vai Jack.
Ciao ragazze, avete mai visto Pino nudo? Se non lo avete visto, come ve lo immaginate? Luigi da Piacenza. Con tanta pancia ultimamente. Ma anche no. Io non me lo immagino, nel senso, non mi era mai venuto in mente, quindi mi prendo del tempo per pensare. Però stanotte ho fatto un sogno. Vai Jack. Vai, ciao Jack. Ragazze, io non saprei che brano regalare alla mia immaginaria metà. Credo di regalare qualcosa di Pink Floyd, che non sono romantici, ma ti fanno sognare. Certo. Comunque io con le donne ho una sfiga pazzesca, e quelle poche che ho avuto mi hanno fatto soffrire tutte, perché erano tutte... oggi ho scoperto che tutti i miei amici mi parlano dietro da sempre. Che delusione. No. Ok, io non è vero che sei brutta. Ecco. Anzi, grazie. Viso particolare ma figo. Che anche tu sei gnocca. Grazie, ciao. Ragazzi. Ora ne abbiamo preso questa paura. Ti voglio raccontare un segreto. No, scusate un attimo, ma questo momento in cui Jack si impappina, noi ridiamo, i cameraman, ma cioè, si scambiano il caffè e lui non parlava delle sue sfighe. Impappinato. Era scritto così il messaggio. Ma era sbrizzo. No, okay. Diciamo, ho applicato una sottospecie di censura. Senti, vi voglio Jack e Katie, vi voglio raccontare questo segreto. Su Atom Heart Mother, io, che è Pink Floyd, sì, ci ho fatto le mie migliori, come dire, avventure amorose del mondo. Scampagnate! Quindi, no, quindi do ragione al ragazzo dell'SMS, i Pink Floyd non saranno romantici, però... Mi presenti il prossimo video che è molto particolare? Certo. Allora, stiamo parlando di amore. Siamo stati un pochettino banali nello scegliere l'argomento, ma vediamo che il feedback esiste, quindi vi sta piacendo. Però vogliamo praticamente in questa metà puntata portarvi a guardare un video che riguarda il combattimento e l'odio, forse per il troppo amore per se stessi. Guardate, loro si chiamano bene. Acid Brains. Guardate bene il le video attrici. Si chiama, esatto, Me, You and the Working Class, e ci sono una more e una rossa che fanno delle cose strane. Guardate bene. Guardate un po', Che gabbia di mati, bellissimo. Ce la no? siamo data Dai. Per davvero io, sì. E Katie, tra l'altro, ci siamo proprio massacrate. Però è stato molto divertente. Sì. Un saluto agli Acid Brains, che sicuramente, insomma, speriamo in culo merda alla balena. In culo alla balena. In culo alla balena. Vabbè, mi sono dimenticata. In culo alla balena. Non Madonna, stavo pensando alle peggio cose. Comunque, sì, in bocca al lupo assolutamente. Andatevi a cercare cervelli acidi o Acid Brains, come preferiscono farsi chiamare loro. Andiamo avanti a parlare d'amore. Ancora qui amore. A Database. Ciao ragazzi, io dedicherei alla mia donna Angie dei Mitici Rolling. Bello. Oppure Still Loving You degli Scorpions. Che ne dite? Belle. Ci sta. Due brani fichissimi. Vai. Ciao ragazze, la dedica che farei alla ragazza che adesso non mi caga nemmeno di striscio è senza dubbio Monosyllabic Girl dei NoFX. Ciao da Marco. Ecco. Si parlava dei NoFX prima. Parlavo dei NoFX perché ieri nella selezione dei videoclip per questa puntata di Database volevo proporre a voi pubblico un brano che si chiama Falling in Love dei NoFX, che io adoro nonostante il fatto non sia prettamente affine al punk rock americano, nei miei gusti, tra i miei preferiti, però devo dire in effetti che è un bellissimo brano, lo consiglio a tutti voi perché credo sia una dedica a... per come vede l'amore Fat Mike, è assolutamente bello, gran cosa, tipo incidente aereo, loro che stanno cadendo, che si tengono per mano e si dicono noi stiamo cadendo ma non il nostro amore, insomma, bella, molto bello e semplice il testo, ma arriva diretta al messaggio, insomma, il tutto. Per cui grandi NoFX.